dati sulla raccolta differenziata anche ad Arezzo stanno migliorando piano piano. Ancora siamo ben lontani dagli standard richiesti dalla comunità europea, però gli aretini stanno imparando a differenziare i rifiuti che producono ogni giorno. Tanti coloro che si adoperano con più pattumiere all'interno della propria abitazione per creare ad ogni scarto il proprio spazio, ma per capire esattamente come e quanto differenziano gli aretini non c'è altro da fare che una sola cosa. I divieti sono piuttosto chiari, però aprendo il coperchio del bidone, ecco cosa hanno conferito gli aretini che hanno utilizzato questa specifica pattumiera. Come vedete, tanti i residui organici, gli scarti, le falciature, le potature di alberi e però purtroppo sempre presenti contenitori di plastica, di polistirolo e anche delle carte da giornale. Dovrebbe essere la pattumiera per carta e cartone, invece al suo interno troviamo e scopriamo anche delle buste di plastica. Gli aretini, a quanto sembra, assemblano carta e cartone, sì, ma all'interno di buste di plastica e poi non hanno cura di toglierle al momento del conferimento in pattumiera. La situazione non va certo meglio all'interno della pattumiera che dovrebbe raccogliere solamente gli scarti vegetali e organici. Come possiamo vedere, sono numerose le buste di plastica che ovviamente non dovrebbero essere gettate insieme a questo tipo particolare di scarti e, sorpresa delle sorprese, anche un asciugamano per mani o comunque ad uso personale che è stato gettato prontamente qui da ignoti cittadini. In questo caso sono stati un po' più bravi gli aretini, ovviamente non dovrebbero conferire gli scarti utilizzando tipologie come queste di buste per contenere gli scarti vegetali e da cibo che quotidianamente vengono generati, però dovrebbero usarne altri in farina di mais o comunque in materiale biodegradabile. Comunque, in questo caso sono stati decisamente più bravi. Scatoloni in cartone piegati, quaderni, fogli, riviste, giornali, volantini, carta da pacchi, scatole in cartoncino per alimenti. Sono questi gli elementi giusti da conferire all'interno della pattumiera di carta e cartone. E in questo caso gli aretini hanno davvero dato il meglio di loro stessi. Per quanto riguarda la plastica e vetro, la situazione è decisamente migliore. Montagne su montagne su montagne di scarti in plastica, in vetro e in alluminio, quelli che vengono ammassati in maniera molto corretta all'interno delle pattumiere verdi che sono dislocate in tutte le strade, in tutti i quartieri della città.